Soffre, la strada migliore è quella di puntare a orizzonti più floridi e magari emergenti. Con una domanda ancora non satura e mille opportunità di rinascita, anche se lontano dai confini nazionali. Per il Made in Italy non è mai stato difficile farsi accogliere oltre le frontiere, al contrario, il suo nome è garanzia di successo e desiderabilità. Ecco allora che la BCC decide di rendersi guida sicura per i propri soci, offrendo un seminario ricco di interventi e casi aziendali per spiegare e riflettere su tutte le potenzialità dell'internazionalizzazione, prima fra tutte l'appetibilità economica. I mercati esteri hanno ripreso a funzionare perché c'è domanda per i consumi all'estero, mentre ancora la nostra economia ristagna, per quanto i dati comincino a far segnare qualche lieve segnale in ripresa, segnale forse anche riconducibile al fatto che le nostre esportazioni hanno ripreso a viaggiare a certi ritmi grazie al dollaro forte e all'euro debole. È un'occasione che non possiamo perdere e quindi tutte le possibili attività di promozione dei processi di internazionalizzazione debbono essere realizzate sia attraverso un supporto finanziario sia soprattutto attraverso la creazione di quella consapevolezza del fatto che sia possibile riproporre i nostri prodotti su scala internazionale e quindi riappropriarci di quei flussi dall'estero che possono aiutare la nostra economia a ridecollare. Cosa viene offerto in particolare? Ci sarà questo corso nel quale vengono divisi i vari interventi in argomenti, si parla del Made in Italy e poi tra l'altro ci sono imprese di tutti i generi. Allora, il canovaccio generale è sicuramente quello di far capire qual è il percorso che si deve fare per andare verso l'internazionalizzazione. C'è anche il console turco in Italia che ci aiuterà a capire attraverso quali percorsi formali e sostanziali è possibile creare buoni contatti, buone opportunità. La banca, oltre a un'attività di sollecitazione, farà tutto il possibile per rendere sostenibile questo processo di crescita e di sviluppo all'estero, i cui ritorni sicuramente saranno a vantaggio degli imprenditori ma anche della collettività residente nei nostri territori di competenza. Come è stato accolto dai diversi partecipanti questo tipo di iniziativa? È un'iniziativa sicuramente positiva e la sensibilità che ha mostrato un importante numero di operatori è il segnale netto che esiste la consapevolezza che la giusta dimensione la si può realizzare soprattutto se si riesce a trovare la possibilità di vendere all'estero, di differenziare i mercati di sbocco e di non legarci alla sfitticità dei mercati locali. Esportare un prodotto e varcare i confini nazionali richiede numerose accortezze, studi di settore, specifiche modifiche laddove il paese ospitante sia regolamentato da norme che impongono criteri specifici. E così il primo ragionamento da fare nel momento stesso in cui si desidera aprire un canale è certamente quello di non scoraggiarsi e affidarsi ad esperti capaci di guidare un imprenditore alle prime armi. Bisogna comparare opportunità e rischi studiando i paesi, comprendendo anche quella che è la geopolitica, quindi anche come capire quali città oggi possono nel mondo essere più ricettivi per i nostri prodotti. Bisogna farlo in un international business plan. È bene che le imprese, anche le microimprese, inizino a strutturare un documento come quello che era il documento per la fase di avvio dell'impresa, in cui inserire i mercati prioritari. Noi generalmente nella nostra attività ne poniamo almeno tre, uno in un'area magari più matura e uno o due in aree a più alta vocazione di crescita, con l'idea di mettere a disposizione dell'azienda degli strumenti molto operativi che poi nascono dall'analisi dei concorrenti. Quindi molto spesso le aziende si approcciano senza conoscere esattamente chi è il mio concorrente nel negozio di specialità o nel ristorante turco piuttosto che americano.
Ci sono modalità anche piuttosto semplici, quindi ad esempio analizzare uno scaffale o piuttosto dialogare serratamente con i nostri potenziali clienti, creando, costruendo uno storytelling aziendale, quindi l'identità dell'azienda, i valori, il territorio. Ecco, da lì questo connubio tra prodotti e territorio che a mio avviso è oggi inscindibile, cioè bisogna fare in modo che la valorizzazione dei nostri prodotti avvenga facendo comprendere ai compratori del mondo quale eccellenza si inserisce anche in ambito delle nostre bellissime località, dei nostri borghi straordinari. Qua ci sono tantissime aziende che rappresentano diversi comparti. Ecco, è importante per selezionare il mercato anche capire quello che è il target per il nostro prodotto, perciò è importante spiegare anche come si fa a capire dove orientarsi, come si può fare. Assolutamente sì, spesso cosa accade? Che la piccola impresa invia una richiesta, si presenta ad un grosso gruppo imprenditoriale che chiaramente, oltre ad avere poca attenzione spesso verso i nostri piccoli produttori, laddove l'avesse metterebbe subito in crisi la struttura produttiva dell'azienda, magari con ordinativi molto voluminosi in tempi molto ridotti. Bisogna quindi proprio nel business plan cucirsi su misura dei potenziali clienti, studiandoli prima, capendo chi sono, dove distribuiscono il nostro prodotto, e talvolta noi per le microimprese cerchiamo addirittura di bypassare quando possibile l'intervento dell'importatore, andando direttamente nei negozi, negli showroom, nei punti vendita, chiaramente quelli disponibili ad avere questo approccio diretto con le imprese. Al termine di questo seminario cosa ci sarà nella competenza di ognuno degli imprenditori che è seduto? Dei casi concreti che nascono dalla nostra esperienza diretta, a contatto soprattutto con le piccole e micro imprese italiane che vogliono affacciarsi in maniera professionale sui mercati esteri e, come dicevamo all'inizio, con un'attenzione oltre alle grandi opportunità anche ai rischi, uno tra tutti il rischio di mancato pagamento delle nostre forniture. Con un approccio professionale sicuramente questi rischi si possono limitare, anche scegliendo chiaramente gli interlocutori giusti. Ogni prodotto risponde ad un target di riferimento, ogni target è caratterizzato da peculiarità specifiche, come ad esempio abitudini, cultura, caratteristiche climatiche o fede religiosa. Ognuna di queste voci racchiude vincoli e limiti da considerare prima di mettere il prodotto nel mercato ospitante. Entra allora in campo il concetto di sviluppo territoriale dell'azienda. Beh, il territorio dell'azienda è sicuramente il territorio dove incide la sede e dove quindi avrà necessità di relazioni sia con gli enti pubblici ma anche per individuare la manodopera più necessaria. Il territorio sicuramente è poi anche quello internazionale, che ormai come mercato non può assolutamente mancare. E con questo progetto noi cerchiamo di fare proprio questo, creare una relazione stabile dell'Abruzzo con varie parti del mondo che diventino poi il territorio del mercato di relazione dell'azienda. Cosa deve avere un'azienda quando entra nel mercato internazionale, prima ancora di poter pensare di aprire dei mercati che sono internazionali? Cosa non deve mancare assolutamente? Ma guardi, sicuramente vendere un prodotto implica aver capito anche cosa vuole il pubblico di riferimento, e quindi sicuramente non può mancare il feedback con il target individuato. Io mi occupo di progettualità culturale, quindi di eventi che però sono finalizzati non all'aspetto ludico, quindi ricreativo, come spesso accade insomma in questo ambito, ma all'aspetto propositivo, perché alla fine comunque il mercato nasce anche da relazioni interpersonali che vengono fuori da incontri anche in ambito culturale, se sono poi ben organizzati e seguiti. Quando si parla di mercati internazionali, quali sono quelli di riferimento per l'Italia, in questo caso per l'Abruzzo? I mercati potenzialmente sono tutti, poi dipende dal prodotto merceologico, dal prodotto insomma che si va, quindi l'azienda produce. Noi in questo ambito ci occupiamo principalmente del settore agroindustriale, che poi è quello che racconta specificamente un territorio e quindi sicuramente l'Abruzzo. E quindi i mercati internazionali, adesso stiamo lavorando molto con la Turchia,
a seguito di questi eventi con i quali abbiamo avuto la possibilità di mettere in relazione appunto la Camera di Commercio Turca, che è qui presente oggi e che è una porta diretta su questo mercato. La Turchia è un grande paese, malgrado adesso ci sia questa comunicazione anche un po' viziata, se vogliamo, dei media, perché la verità è che invece la Turchia è un paese in forte crescita, con un trend di crescita molto, molto importante. Quando si parla di opportunità, l'occhio degli imprenditori va sempre al capitolo dedicato alle imposte e alla pressione fiscale, tema fondamentale se si pensa all'investimento al quale si va incontro. E così si scopre che tra i mercati emergenti e di riferimento per l'Abruzzo, la Turchia diventa terreno fertile e ricco di incentivi per gli investitori di casa nostra. Burocrazia semplice, tempi corti e un notevole risparmio alla voce tasse. Avendo partecipato istituzionalmente come Italia da Turk Ticaret Odasi, che è la Camera di Commercio Turca in Italia, insieme al Consolato Generale di Turchia a Brindisi, abbiamo intrapreso un progetto di sviluppo territoriale tra Abruzzo e Turchia. Chiaramente il progetto di sviluppo territoriale non poteva mancare di prendere in considerazione le eccellenze abruzzesi, che si manifestano appunto in un turismo di altissimo livello, con mare e montagna vicinissimi e con infrastrutture rilevanti, e le eccellenze dell'enogastronomia abruzzese, nota nel mondo, chiaramente non solo enogastronomia, ma parlo anche di settore agricolo e di prodotti agricoli che sono famosi nel mondo. Diciamo, in Turchia l'Abruzzo è misconosciuto, come lo era la Puglia fino a qualche tempo fa, quando abbiamo avuto l'opportunità, poi con un intenso lavoro, di poter aprire una linea diretta tra Istanbul e Bari, che sta portando centinaia e centinaia di turisti turchi ogni giorno e che si stanno aprendo alle eccellenze della Puglia. Vorremmo replicare per l'Abruzzo, che assolutamente è una regione splendida e ricchissima di prodotti enogastronomici e agricoli e di turismo di rilevante livello. Vorremmo ripetere la stessa esperienza qui in Abruzzo. Uno degli interessi degli imprenditori quando si va a guardare mercati esteri, ovviamente oltre ad aver scoperto che è un mercato fertile, anche quello della pressione fiscale. In questo caso c'è differenza tra la Turchia e l'Italia? Ma diciamo, la Turchia è il secondo paese al mondo per tasso di crescita dopo la Cina. C'è un PIL altissimo. E sta vivendo un momento di grande crescita e di intensissimo sviluppo delle ricchezze territoriali. E di conseguenza le pressioni fiscali è bassa, perché lo Stato non ha necessità di premere sui cittadini e sugli imprenditori per fare cassa e riequilibrare il bilancio dello Stato. La pressione fiscale è un quinto di quella italiana, ma non solo. In questo momento il governo turco ha varato una serie di leggi incentivanti che prevedono l'abbattimento, è un po' diciamo complesso il discorso, perché loro dividono le aree in sei regioni non geografiche, ma sei regioni differenziate per tasso di crescita, per cui laddove c'è già grande sviluppo gli incentivi sono più bassi, laddove invece per standardizzare il paese c'è necessità di investire per riportarli allo stesso livello degli altri, gli incentivi sono interessantissimi, per cui da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni si ha l'abbattimento, sino all'abbattimento delle tasse sul reddito, dei contributi previdenziali, i terreni li si ha in concessione gratuita per 50 anni, ci sono interventi sugli interessi bancari, per cui disponendo di un equity del 20-25% lo Stato turco provvede attraverso la Banca dello Sviluppo, che riceve i finanziamenti dalla Banca Mondiale, dalla Banca Islamica e dalla Banca Europea, eroga finanziamenti al 75-80% dell'intero investimento a tassi che spesso sfiorano lo 0%, quindi è senz'altro una situazione di grande
come dire, soft, sulla quale l'imprenditore italiano, che invece proprio per una crisi europea che ha colpito economicamente l'intera Europa, si trova a dover fare tutti i conti. La Grecia docet, dopo la Grecia forse la Spagna e l'Italia, che vivono momenti di grossissima tensione dal punto di vista fiscale e tributaria, potrebbero in questo modo gli imprenditori italiani, soprattutto la media e piccola impresa, trovare non solo sbocchi di mercato, ma sicuramente pressioni meno pressanti, come perdoni la cacofonia. Una terra ricca di sorprese in forte espansione, una logica di sviluppo pensata per non fare distinzioni tra aree periferiche e centrali, una politica che eroga incentivi in proporzione allo sviluppo. La Turchia si scopre nuova meta e molte imprese hanno già instaurato rapporti economici molto redditizi. Ma un imprenditore italiano innanzitutto nota la vivacità della Turchia e si vede quello che è la movimentazione di tutto, cioè girando in giro ovunque si vedono delle gru. Quindi segno di molta ricchezza, no? E costruiscono ovunque, demoliscono ovunque, quindi c'è molto da fare da questo punto di vista a livello edilizio, ma comunque per qualsiasi tipo di attività, la Turchia è una Turchia che offre tantissime attrazioni nel mondo delle strade, nel mondo del food, di tutte le possibili situazioni che ci sono di sviluppo, e l'Italia tra l'altro è uno dei quattro e la quarta potenza che di scambi commerciali con la Turchia, quindi da questo punto di vista l'Italia può essere veramente un punto di partenza per la Turchia e viceversa, perché anche i turchi hanno una particolare attrazione per tutto ciò che è italiano. L'italiano viene molto molto ammirato dalle donne, della donna che ci rappresenta in tutto, questo è quello che è la Turchia. In particolare si farà un focus anche sull'energia, perché proprio questo? E negli ultimi anni, due anni fa, la Turchia, che è un paese altamente energivoro, ha emanato un piano di incentivazione per ciò che è il fotovoltaico e tutte le energie alternative, eolico, idromasse, qualsiasi tipo di energia, e ha incentivato, così come è stato in Italia qualche anno fa, la produzione di energia elettrica per 10 anni, a differenza di quello che era in Italia, per cui moltissime aziende italiane e mondiali si sono riversati sulla Turchia per produrre energia con tutti i sistemi possibili e immaginabili, dall'idroelettrico, fotovoltaico, eolico in genere, quindi questa è la situazione. A chi si consiglia un mercato come quello della Turchia? Qua ci sono imprenditori che rappresentano diverse categorie, qual è in assoluto quella che predomina? Io secondo me lo consiglierei a tutto. Io ci sono arrivato in Turchia per caso alcuni anni fa, e io sono un broker assicurativo e andai per fare un convegno sulla banca Assurance e pensavo di andare nel terzo mondo, invece mi sono dovuto ricredere, perché la Turchia è un paese che è molto più avanti di noi in tutti i sensi. E quindi non vedo delle limitazioni per nessuno, cioè chiunque se ha voglia di fare in Turchia può andare a fare qualsiasi tipo di cosa, così come i turchi possono venire in Italia e fare delle partnership aziendali, questo è quello che può succedere. Quanto è difficile inserirsi per un'impresa con la legislatura e la normativa? Ma la legislatura e la normativa turca sono molto più facili rispetto a quelle che sono quelle italiane. Innanzitutto non sono logorroiche, no? Perché lì una società si finisce di strutturare in una settimana, è tutto molto più facile, non ci sono tutte le regole burocratiche che fermano l'Italia, ma soprattutto non ci sono le tasse che ci strozzano. Io sono un imprenditore e vengo strozzato dallo Stato italiano. E lì le tasse si pagano, si paga il giusto, è un paese severo sotto tutti gli aspetti. Se tu hai una macchina in divieto di sosta, vengono, se la prendono, se la portano, devi andare a pagare, fanno la foto, casomai dici che l'hanno danneggiata, però da questo punto di vista secondo me è una garanzia per tutti, anche per l'imprenditore. Cioè l'imprenditore viene valutato come persona che porta ricchezza, non come la controparte dello Stato. In Italia siamo considerati la controparte dello Stato. Info Talks.